by Marco Fisarmonica, in collaborazione con SA Project Edizioni Musicali e Alberici Trasporti Stradella, presenta Fisarmonicando, sedicesimo anno. Piaciute mai le scale, hai sempre preferito l'ascensore, io non ci ho mai pensato a lavorare, guadagni con la disoccupazione, con l'aria della fabbrica sto male, te l'ha certificato che dottore, m'hanno cacciato anche da casa mia, hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino, consiglio ti do. Ma dimmelo un po'. Di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ho fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciappano. Hai perso, adesso tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna la Marietta. E finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche far l'amore. Se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino, consiglio ti do. Ma di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Amici di Fisarmonicando, ciao a tutti, amici di Telesiti, di Antena del Mediterraneo, benvenuti alla 27ª puntata di Fisarmonicando. Appuntamentone perché ho una grandissima ospite, cantante, showgirl, presentatrice, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto l'amica Sabrina Musiani. Ci sono anch'io, ciao a tutti, che meraviglia essere tornata qui a Fisarmonicando con Bye Marco. Ciao amore, come stai? Ma mi aspettavo che dicevi la Cadregona, no, devo no, essere sincera, però ha cercato di essere... Ma quanto sei gnocca? Beh, questo lo sono sempre stato, lo sai, dai, stiamo scherzando perché gli anni vanno avanti, quest'anno ho fatto 50 anni, no, posso anche dirlo, sì, perché... Sì. Cioè io non... 51, quindi un anno in più. E allora ci siamo ancora. Però sai, ho qualche problemuccio io con l'età, eh. Cioè? No, non pensare subito male, che no, siamo sto pensando, ma che, in fascia protetta. E chi ti ha detto che sto pensando male? Di alimentazione, dai. Ma ti sto lanciando, ah, capisci il lancio? Sì, perché questa sera non siamo da soli. Pensate un po', allora, visto che siamo tutti a casa, continuiamo a mangiare, rimangiare, perché oramai siamo prigionieri in casa, inutile dirlo.
Allora abbiamo qui un esperto di alimentazione, Luca Teruzzi. Ciao a tutti, ciao Sabrina, ciao Marco. Ciao Luca. Sono qui per voi. Luca, parliamo siamo a casa, stiamo mangiando e rimangiando e si vede il peso va con su. Lockdown si mangia, si mangia, si mangia e cosa succede, vero Sabri? Ma non è tanto il mangiare, 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 ma il cosa mangiare, mangiare a casa. Il problema oggi, soprattutto oggi perché non ci muoviamo tanto e siamo sempre chiusi in casa, è che il mangiare diventa quasi un'abitudine, anche se non si ha fame, si mangia perché... Il problema nostro rispetto ai nonni, i nostri nonni, è che noi mangiamo 10 volte di più e ci muoviamo 10 volte di meno. Ma il grosso problema oggi purtroppo è cosa mangiamo. Cioè da 40 anni a questa parte la cucina mediterranea italiana, che è sempre stata riconosciuta come la prima cucina al mondo, almeno per noi lo è stata sempre di più raffinata e alle raffinazioni hanno sempre aggiunto di più le quantità di zuccheri. Quindi zuccheri e farine raffinate, così come dicono molti luminari della medicina, sono il veleno del XXI secolo, stanno creando veramente grosse patologie, patologie cardiovascolari e problemi legati a malattie invalidanti. La prima su tutte è proprio il diabete, il discorso del diabete. Pensate, Sabri e Marco, che il diabete... quando noi eravamo piccoli, quando noi eravamo bambini, ho 60 anni quest'anno, quindi... Chi aveva il diabete erano i nonni, qualche nonno. Oggi il diabete purtroppo per grande percentuale delle persone sono sotto i 40 anni, bambini addirittura malati di diabete tipo 2 alimentare. Quindi il problema, Marco, non è tanto quanto mangiamo, che anche quello andrebbe regolato, ma cosa mangiamo, capito? Ok, primo approccio l'abbiamo giusto per capire, no, perché poi sono curiosa di chiedergli anche il perché abbiamo questo nervosismo. Mangiamo la notte, anche sempre. Giorgio è interessato, il nostro operatore che andiamo a salutare, Michael in regia. Abbiamo messo il numero in sovraimpressione, chiamate questo numero, mi raccomando, che quello che vedete in sovraimpressione, perché poi andiamo avanti a capire di cosa mangiare, cosa non mangiare, cosa fa male, cosa non fa male, e salutate anche me ovviamente. Certo, perché poi risponde Sabri. Ovvio. Primo blocco. E allora andiamo con un valserino. A me il valser è sempre piaciuto perché mi ricorda le nonne quando ballavamo sull'aia, no? Io e te ad antenna. Valserino, poi tu, guarda, lascia perdere. Con Alejandro Raso, Campagnolo, quindi balliamo il valzer anche da casa, potete ballarlo, dai che ci si muove un po', vai col valzer. E poi? No, sono due. Sono due? Tre brani. Ah, tutte e tre le vuoi? Non c'è la sorpresina? No, facciamo musica. E allora qua andiamo invece con un grande artista che conosciamo tutti, cioè dagli anni 60 che canta. Si sta parlando del grande Massimo Ranieri con Perdere l'amore, che è un brano stupendo, piace anche a Luca, tra l'altro questo brano. E poi andiamo invece avanti con una bella mazurchetta, quindi torniamo ancora al folklore, alla fisarmonica, Matteo Monti con Estiva, eccoli lì. Yeah.
adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un dei. Quando tra i capelli un po' d'argento mi colo, rischi di impazzire o scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami dare, negare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo perderei. Quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. Soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino, se non ti ho vicino. Thank you.
Fisarmonicando. Bene, siamo rientrati a Fisarmonicando, questa puntatona fantastica con la mia amicona Sabrina e Luca. Ma io volevo chiedere, Sabri, a parte le donne, fa la sua domanda, cosa bisogna evitare? A me lo chiedi? No, all'esperto come alimentazione, siamo a questo punto, veramente siamo curiosi, cosa mangiare e cosa non mangiare, cioè cosa evitare e cosa non evitare. Allora, la cosa principale che bisogna cercare di evitare, come dicono del resto tutti i nutrizionisti, tutti i dietologi, sono i carboidrati raffinati, perché in realtà il grasso è più utile del carboidrato per dimagrire. Può essere un paradosso, ma è così. Allora, quello che noi dobbiamo evitare sono le raffinazioni. Il processo chimico che avviene all'interno del nostro corpo ogni volta che noi mangiamo un cibo ad alto indice glicemico, quindi con le raffinazioni o con gli zuccheri, è un innalzamento della glicemia. Il nostro corpo cosa succede? Nel momento in cui si alza la glicemia, per difendersi produce insulina. Insulina che deve essere quella che trasforma quegli zuccheri nel sangue in energia. Ma siccome, soprattutto in questo periodo, noi siamo persone molto, che non fanno tanto movimento, quell'energia inespressa diventa in primis grasso viscerale e poi strato adiposo. Ma il grasso viscerale è il più pericoloso, perché è quello che poi dà origine a tantissime patologie. E anche persone normopeso, che pensano di non avere questo problema, in realtà l'hanno, anzi sono meno allertati perché non hanno lo strato adiposo, dicono io sono in forma. Quindi, cosa da evitare in questo momento sono i carboidrati raffinati, in questo momento sono sempre carboidrati raffinati, e gli zuccheri. Gli zuccheri, perché se il nostro corpo non immettiamo zucchero, nel nostro corpo comincia a produrlo lo zucchero, attraverso corpi chetonici, chetoni, che sono, adesso non entriamo nello specifico perché tanto non serve entrare proprio nello specifico, ma nutrono molto di più, danno più energia, ma hanno anche una grandissima caratteristica, che trasportano il 20% di ossigeno in più nel sangue. Arrivano più ossigeno al cervello, cervello che ricopre il 7% della nostra massa corporea, ha bisogno del 20% in più di zuccheri, di ossigeno. Il vantaggio di avere i chetoni che trasportano l'ossigeno è che non ha bisogno dell'insulina, non hanno bisogno dell'insulina. Capito? Però volevo chiedere un'altra cosa proprio piccolissima. Dimmi. No, perché noi diamo per scontato, no, che magari a casa comprendano questi termini, no? Io invece non lo sapevo, io da quando mi alimento appunto grazie a Luca Teruzzi ho cambiato anche io tipologia di alimentazione. Però volevo chiedere questo: quando tu dici, Luca, carboidrati raffinati, cioè la gente può dire perché è raffinato? Cioè, non, giusto bravissima, per far capire. Bravissima Sabrina, hai fatto una precisazione. Cioè io do per scontato, come giustamente dice Sabrina, ma in realtà la raffinazione, vi faccio un esempio, se voi andate a prendere una qualsiasi marca di pasta, voi girate dietro la tabella nutrizionale che vedete sul sacchetto, c'è scritto carboidrati ogni 100 grammi,
Lì ci sono dai 70 ai 75, dai 60, 75, 70, 75 carboidrati ogni etto, ogni 100 grammi. In realtà quella raffinazione cosa ha fatto? Hanno tolto attraverso alte temperature tutte le parti nobili, le fibre, la crusca, il semino, che sono le parti nutrienti. Ma per una questione di, come si dice, di shelf life, quindi di durata dell'alimento, della premiscelazione, hanno inserito il miglior conservante a minor prezzo, che è lo zucchero. Quindi la farina 00 è un carboidrato raffinato. Lo zucchero, che è un carboidrato semplice, è un carboidrato che crea problemi proprio di innalzamento repentino della glicemia. Sono quelli che creano poi, come vi dicevo prima, visto che non ci muoviamo e non trasformiamo questi zuccheri in energia, si trasformano in grasso viscerale. L'insulina viene chiamata proprio ormone del deposito per quello. Ma che puntatona, ma quante cose importanti, sono cose importantissime. Chiamate questo numero. Andiamo avanti. Noi non stiamo vendendo nulla, perché poi si spiegano, ci mancherebbe che vendiamo. Non stiamo vendendo nulla. Assolutamente. Stiamo aiutando le persone che hanno, non stiamo, sta soprattutto Luca Teruzzi, aiutando le persone che magari hanno delle patologie, perlomeno perché mangiano, perché di qui, perché di lì, magari non sanno come fare a mangiare meno, o perlomeno mangiare bene, semplicemente quindi, mangiare questo bene. Questo numero in sovraimpressione che Sabrina vi darà delle dritte, risponde a lei, se non risponde perché è impegnato con i cognoloni. No! Vai, a chi c'è? E andiamo con la musica, il nostro amico Paolo Bertoli con Gilli Polka, e poi un grande della musica, Giuseppe Feliciano con Che Sarà, chi non si ricorda Che Sarà. E poi salutiamo anche il nostro amico, sì? Giorgio Villani, ciao Giorgio! Ciao Claudia, bacione. Con Cumbia Armata Rossa, ciao Claudia, ti voglio bene, ciao Giorgio! Thank you.
permesso. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me, peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va.
Fisarmonicando. Bene, amici di Telecity, bacione, vi ho portato Sabrina e Luca. Allora, si dice di bere molto, molti liquidi e come vedete io, grazie a Cristina Scarani, che salutiamo, bene. Vado grande a Spumante, a Bonarda, però... Però parliamo di cose parte, serie. No. Allora, Cristina Scarani, guai, chi la tocca, ci mancherebbe, conosco anch'io benissimo questa tipologia di vini, che sono buonissimi, però... Parliamo di bere, quanto bisogna bere e se fa bene bere, cioè quanto soprattutto e non solo il vino. Luca Teruzzi. Allora, l'alimentazione ha la sua importanza e anzi è vitale, ma ancor più importante è bere e acqua. Voi calcolate che noi siamo fatti per il 77% quando nasciamo di acqua e adesso attraverso l'inquinamento, l'invecchiamento eccetera, comunque siamo al 70% d'acqua. Vi faccio un esempio. Io sono 70 kg, 50 kg del mio corpo sono acqua. Se io quelle molecole d'acqua non faccio in modo di rinnovarle, di pulirle, di alimentarle attraverso proprio l'acqua stessa, cosa succede? Vi faccio un piccolo esempio. Io sono un monolocale. Un monolocale entro tutti i giorni con la borsa della spesa, ma fuori dal monolocale non porto mai i rifiuti. Dopo un mese e mezzo, il mio corpo... è come un monolocale pieno di sacchetti di rifiuti, la stessa identica cosa. Quindi calcolate che innanzitutto l'acqua ricopre il secondo elemento vitale. 3 minuti senza ossigeno si muore, 3 giorni senza acqua completamente si rischia di morire, ma senza cibo noi possiamo rimanere tanto e tanto tempo. Quindi è molto più importante del cibo nelle fasi vitali della vita, l'acqua. Perché l'acqua... non è che di sete basta, e poi noi non dobbiamo bere quando abbiamo sete soltanto, perché lì vuol dire che il tuo corpo è in riserva e ti chiede aiuto. Noi dobbiamo continuamente, poco, sistematicamente bere, ma arrivare almeno a fare, questo lo dicono i nefrologi, a bere almeno la quantità di acqua che ci consente di fare pipì, 1,5 litri almeno di pipì al giorno. Quindi se beviamo 1,5 litri d'acqua non può essere che noi facciamo 1,5 litri di pipì, quindi almeno 2 litri d'acqua. Hai capito, Marco? Io sono a posto perché bevo... Tu vai, fai tanta pipì? Io, sì, bevo un bottiglione di Bonarda al giorno, allora fai 1,5 litri, sì, vabbè, okay. Con i liquidi siamo a posto. Ma come si fa? Ma dai, mi conosci. Come si fa a parlare di cose serie con te? Vabbè, ma stiamo dicendo delle cose molto importanti, come sai io sdrammatizzo sempre, insomma, è un po' lo stile del Luca del format di Fisarmonicando. Vi ricordo il numero di sovraimpressione, chiamatelo, vi risponderà Sabrina per... mangiare bene tanto e dimagrire anche. Certo, ma questa poi è la formula. Allora, continui a dire Sabrina, la mia amica Sabrina, non hai detto Sabrina Musiani, salutiamo anche Enrico Musiani. Ciao Enrico, perché Enrico, poi si arrabbia il papi, si arrabbia se Enrico, non ho saputo che hai messo su un po' di pancetta, un uccellino mi ha detto questo, che è vero? Perché anche lui mangia. Ma lo porteremo magari. Sì, ma lo stiamo già mettendo a posto, con l'alimentazione. Vogliamo Enrico, anche Enrico. Dai, Enrico, promesso, invitiamo Enrico Musiani. Volentierissimo. E allora andiamo con la musica? Sì. Abbiamo la comparsita, grande classico per tutte le fisarmoniche, Salvatore Grimaldi, e poi, e vabbè qui diciamolo, è anche un mio amico tra l'altro, Nicola Di Bari con Il cuore è uno zingaro. Thank you.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé, si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé, si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la, la 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 la. Se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34 a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. SA Project. Edizioni musicali. Produzioni discografiche. Videoclip. Distribuzione digitale. Duplicazione CD, DVD, chiavetto USB e vinili.
Per info e preventivi, info@saproject.net oppure 348 3541 865. SA Project. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Dai, guarda, cintillù. Con Fisarmonicando. Sabri, io voglio sapere cosa posso mangiare al mattino, mezzogiorno, la frutta, che ne so, chiedi un po'. La giornata tipo Luca, Deruzzi, giusto? Cosa si deve mangiare e quanto si deve mangiare a questo punto? Allora, innanzitutto faccio prima dirti che cosa si mangia normalmente sulle nostre tavole, sulla nostra cucina mediterranea, dalla colazione alla sera, e cosa invece si dovrebbe mangiare. In genere una colazione viene fatta con caffè o caffè e latte, con magari due fette biscottate normalmente, o la briochina al bar. Poi a metà mattina qualcuno si mangia un frutto o uno yogurt o un crackers, qualcosa. A mezzogiorno normalmente si mangia la pasta, se lo può fare a casa o se è fuori, un primo quindi. A metà pomeriggio diciamo che normalmente si sgranocchia qualcosa, e alla sera poi si cerca di mangiare le proteine, quindi le proteine animali con un contorno. In realtà una persona pensa di aver mangiato in maniera regolare così, ma ha assunto una cosa come 200-250 grammi di carboidrati raffinati, perché tutto ciò che è zucchero, i carboidrati raffinati sono zucchero, si comportano come lo zucchero, e tutto ciò che finisce in osio, maltosio, destrosio, fruttosio, lattosio, glucosio, sono tutte forme di zuccheri. In realtà noi dovremmo mangiare 25 grammi di carboidrati giorno e 60 grammi di grassi e 200 grammi di proteine, che corrispondono a 3 etti circa di carne o pesce. Ma noi ne mangiamo molti di più, noi arriviamo a mangiare al contrario. 350 grammi di carboidrati, e quindi da lì tutti i problemi di ingrossamenti, ingrassamenti, eccetera, e di proteine cerchiamo di contenerle. Ah, te capì? No, non voglio pensarci, perché se guardo me dopo quella giornata te capisci, tipo ora Musiani? No, adesso guarda, mandiamo la musica, perché già penso a quello che ho mangiato, no, già vado in paranoia mentale. Ma l'unico in forma è Fulvio. È vero quello. Guarda, l'ho visto, è informista. Ciao Fulvio, bello. E allora andiamo con la musica, andiamo con un bel valzerino di Luca Monti, Stornello, poi il tempo di alzarmi, e vi canterò anch'io una canzone, quindi vi ricordo un pochino i brani di Sanremo, e subito dopo me la grande Marcella Bella con Montagne Verdi. Thank you.
cuore matto e ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu è bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andato via, che m'hai lasciata e non ritornerai. Dimmi la verità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. Ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Inverno, il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le foglie e le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Di una bambina con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il prato e quello che era mio scomparivano piano piano, e piangendo parlai con Dio. Quante volte montagne verdi, il mio destino
guardaci in TV, con Fisarmonicando. Beh, siamo arrivati a Fisarmonicando con Sabrina Musiani e Luca, stiamo parlando di cibo fondamentalmente, sì. di nutrimento, di star bene, no? Ma io cosa devo mangiare poi fondamentalmente nell'arco della giornata per star bene? Allora, diciamo dato che... in parole povere, Luca, sì. Così. L'alimentazione ideale, ma proprio l'alimentazione ideale sarebbe un'alimentazione basata su 25 grammi di carboidrati, 60 grammi di grassi che corrispondono a un bicchiere di olio di oliva, e 200 grammi di proteine che corrispondono carne o pesce, 300 grammi, cioè 3 etti. Questa viene chiamata alimentazione chetogenica, un'alimentazione che sviluppa i nostri zuccheri, i nostri corpi chetonici, ma è un'alimentazione che, nonostante dal punto di vista nutrizionale sia ottimale, è poco sostenibile, perché si priva un po' di sapori e noi siamo abituati a mangiare per sapore. In realtà è quella che ha fatto l'uomo per 28.000 anni, cioè per 28 milioni di anni, cioè l'uomo ha sempre mangiato, non esistevano prima raffinazioni, non esistevano biscotti, pasta, pizza, ma esistevano le proteine animali e solo d'estate c'era un po' di verdura, un po' di frutta, ma era l'alimentazione ancora quella che ti priva da tante patologie. Ma io sto imparando tantissime cose. Ti capì? Chiamate questo numero, mi raccomando, per amici di Telesiti, tante altre cose. Poi ciao, per questione di tempi non possiamo dire tutto questa sera, però se appunto chiamate questo numero poi si parla comunque anche dopo, così accontentiamo tutti. Sì, sono Sabrina Musiani, mi dica, questo è il numero. Non è vero. Dai, vai. E allora andiamo subito con il treno del West, Ciro Pravata, poi la baciata linda, Marco Porro. E per finire, questo grande classico, Piccola Katy dei Pooh. Abbiamo ballato tutti con questa canzone. Ma io non faccio così, io dico pronto, sono Sabrina Musiani. Thank you.
tracciato, tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi, ed il tuo diario che sempre riempivi, solo con ciò che faceva piacere a chi di notte andava bene. Piccola Ketty, capito che carezzandoti ti hanno tradito, e alle tue mani ha rubato il calore, pensi conquista in un'ora d'amore, e questo mattino di grigia boschia, di colpo deciso di andartene via. Piccola Ketty, vai vai, piccola Ketty, dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica la fisarmonica dei numero uno, Astradella, per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno, semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12, su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Beh, a questo punto abbiamo parlato, abbiamo sentito parlare tutta la sera tra una canzone e l'altra, ovviamente tra una suonata e l'altra, abbiamo sentito parlare di alimentazione, cioè questo fa male, quello fa male, questa farina raffinata, questo fa ingrassare, dobbiamo bere di più, eccetera. Cioè, ci siamo spaventati. Luca Teruzzi, a questo punto ti chiedo, che cosa dobbiamo mangiare per stare bene, finalmente? Allora, cara Sabrina, quello che dobbiamo mangiare, è logico, io se vi dico che tutto ciò che c'è nei supermercati al di fuori dei frigoriferi dentro contiene zuccheri, ma per un'ovvia questione di conservazione. Quindi se mangiamo cibi con zuccheri, incorriamo in quello che abbiamo detto prima, ma esistono delle realtà, soprattutto italiane, che hanno messo insieme degli alimenti che sono, diciamo, privi di zuccheri o un bassissimo contenuto di zuccheri e soprattutto un basso contenuto di carboidrati e vitali non raffinati, cioè si parla del meno 5% di carboidrati e sono addirittura vitali non raffinati, e ci sono queste realtà. Cioè ci sono, adesso per ovvie ragioni che non sto neanche a dirvi nomi o non nomi, ma ce ne sono veramente tanti. Chiamate al numero sotto impressione e ve lo diranno. Ma sono cibi che nel momento in cui si mangia, dal momento che non creano tutti i problemi che abbiamo detto prima di innalzamento repentino della glicemia, ma mentre si mangia si comincia a bruciare e a perdere peso. Oila! Per noi donne è importantissimo, eh. Però. Pensa a mangiare e perdere peso. Me gusta! Quindi si può mangiare tranquillamente, sì. E si può mangiare bene e star bene. Questo poi è il messaggio. Perfetto. Che stiamo poi... E rimettersi anche in linea. Anche perfetto. In linea, perché certo. Chi sta bene si rimette in linea. Certo, quindi questo numerino qua, mi raccomando, è chiamate Sabri...
Sabrina Musiani, se non si arrabbia. Chi c'è dall'ultimo blocco? Ma se no, cioè, poi fuori pronto? Onda. Pronto? Cadregons! Cadregons! E andiamo con la musica, dai! Guarda te, oh, il mio amico! Loro sono i miei amici, sono due grandi amici. Serena e Bagnasco con Vulcanica, una bella polca. E Gianni Piazza con Treno. We'll be right back.
Fisarmonicando. Finalone. Visto mi vola, spiace, vola il tempo, ma mi spiace lasciarmi. Ma la prossima settimana, dai, giuro in giuretto, sei ancora nei nostri. Arrivo, sì, perché mi piace. Mi piace. Luca, io ti ringrazio per la tua professionalità, spero che ti arrivino delle telefonate in modo che tu possa suggerire. Poi non stiamo vendendo nulla, sono suggerimenti. Esatto. Facciamo sì che le persone stiano bene. Ok. Grazie mille Luca. Grazie a voi, grazie Marco, grazie Sabrina, grazie al pubblico che ci sta seguendo da casa. Ciao a tutti, vi voglio bene, bye Marco. Non posso neanche avvicinarmi, guarda, meno per male. Le distanze, peccato. L'ultima volta sono andato a casa e ero pieno di rossetto. Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie. Grande Fisarmonicando. La mattina la urino. Evviva il buon vino, l'han fatto per bere, evviva la vita, se pieno il bicchiere. S'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Marina mi prepara anche la cena e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangio salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Sappiamo cos'è l'amore.